Si sente aria di matematica, dicevo all'inizio del video che nella cronologia interna del canale YouTube precede questo, ovvero l'ultimo video della serie Disney Comics and Science. Il riferimento in quel caso era ovviamente alla giornata di oggi, ovvero la giornata internazionale della matematica, nota popolarmente come P-Day. Il 14 marzo di ogni anno infatti è stato scelto come il giorno per celebrare la matematica e il suo simbolo, il pi greco. Il motivo è abbastanza semplice: marzo è il terzo mese dell'anno, mentre 14 sono le prime due cifre decimali nello sviluppo del pi greco, un numero trascendentale, ovvero che non può essere ricavato utilizzando operazioni usuali della matematica, come per esempio appunto il rapporto tra due numeri interi. Ed è proprio al pi greco, al pi dei, in particolare al carnevale della matematica, che ho dedicato questa seconda uscita della mia video newsletter, che poi è il video che state vedendo adesso. La prima cosa che mi sento di dire in questo caso, nonostante ne abbia già parlato sul primo numero ufficiale della video newsletter, è che cos'è il carnevale della matematica. È in effetti un link post, visto che è costituito con una raccolta di link, o in termini forse un pochino più belli, una kermesse matematica, che viene ospitata il 14 di ogni mese da un blogger matematico differente. Ogni volta il blogger matematico ospitante o organizzatore di quell'edizione lancia un tema agli altri blogger matematici, che ovviamente possono oppure no decidere di seguirlo per scrivere una serie di articoli nel corso del mese. E sono proprio gli articoli usciti 30 più o meno giorni precedenti al 14 del mese che vengono raccolti all'interno del carnevale. Generalmente ogni blogger organizzatore del carnevale scrive quindi un'introduzione dedicata in parte al numero dell'edizione stessa, che nel caso del carnevale di oggi, 14 marzo 2023, è il 167, che è un numero dispari e un numero primo, cosa che per il carnevale del P-Day non succedeva da diversi anni. Inoltre aggiunge anche una serie di informazioni sul tema scelto per quell'edizione, che sempre per la giornata di oggi è ovviamente il pi greco. In questo caso però ormai da circa un decennio, cioè da quando più o meno sono io a gestire il carnevale del P-Day, le informazioni sul pi greco sono sparpagliate all'interno del testo del carnevale tramite alcuni piccoli box che vengono chiamati notizie pi greche. Queste raccolgono una serie di curiosità sul pi greco o sui matematici che hanno in qualche modo lavorato proprio sul pi greco stesso. Vi do ora un piccolo assaggio delle notizie pi greche di quest'anno. In particolare vi racconto una piccola curiosità che mette insieme il campo della matematica con quello dell'astronomia. Alcuni anni fa, infatti, è stato visto che le risorse necessarie per calcolare il raggio dell'universo sono più che sufficienti per calcolare tra le 20 e le 30 cifre decimali del pi greco. Nel resto del sommario del carnevale, però, troverete anche articoli sia dedicati al pi greco, sia più in generale dedicati alla matematica, scritti da matematici come Maurizio Codogno, che è il fondatore del carnevale della matematica, quantomeno della sua edizione italiana, oppure Roberto Zanasi, che ospitò nell'ormai lontano 14 maggio 2008 la prima edizione del carnevale della matematica. Troviamo anche autori come Annalisa Santi, che dà un tocco di femminilità all'interno del carnevale, oppure Leonardo Petrillo, che spesso riesce a mescolare la matematica con la musica. Musica che, peraltro, è utilizzata anche da Flavio Ubaldini, che ogni mese ci delizia con la scrittura della cosiddetta cellula matematica, ovvero una serie di note che sono ispirate al verso della poesia gaussiana associato all'edizione pubblicata.
La poesia gaussiana in particolare è una particolare poesia matematica che venne composta alcuni anni fa dal buon Marco Fulvio Barozzi, in arte Popinga. Sì, ha scelto come nick proprio il nome del famoso serial killer di George Simenon. Sono normalmente presenti anche progetti a più autori, come per esempio MadMax, la rivista di divulgazione matematica del CNR diretta da Roberto Natalini e che ospiterà l'edizione del mese prossimo, la numero 168. E anche gli storici erudi matematici che scrivono una rubrica sulle scienze e che hanno ospitato l'edizione precedente a quella del P-Day, ovvero il 166. All'interno del Carnevale però quest'anno ho anche inserito la playlist dedicata a People for Math, un'iniziativa lanciata da Ilaria FMath che invitava tutti i youtuber matematici a raccontare in un video uno dei protagonisti della matematica, uno dei grandi personaggi che hanno fatto grande la matematica. Arrivati a questo punto mi sembra di avervi detto più o meno tutto quello che avevo intenzione di raccontarvi in questo secondo numero della video newsletter dedicata in particolare alla P-Day 2023. Per cui non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli delle vostre serie preferite. Ovviamente non mi resta che dirvi buon P-Day a tutti!